La più piccola casa mobile mai realizzata in Italia fa tappa a Milano in occasione della settimana del design. Si tratta della Avoid Tiny House, progettata e abitata da 7 mesi dall'architetto e ingegnere pesarese Leonardo Di Chiara, di 26 anni, che ha parcheggiato in Piazza Castello nell'ambito di Inhabits, rassegna di soluzioni innovative per l'abitare. Avoid Tiny House è grande 9 metri quadri, che è più o meno la dimensione di un parcheggio, ma anche la dimensione minima di una camera singola in Italia. Per legge, secondo il decreto del 1975, non è possibile avere una camera più piccola di 9 metri quadri, e con questi 9 metri quadri ho voluto dimostrare che in realtà è possibile fare molto di più in questo spazio minimo, quindi avere un bagno e anche una cucina. L'approccio progettuale è minimalista fino all'estremo, ma non mancano tutti i comfort necessari al vivere quotidiano. La sfida più grande è stata mettere insieme tantissime parti. Io ho scelto di coinvolgere in questo progetto 40 aziende che mi hanno donato dei prodotti. E in una casa piccola ogni centimetro, direi forse ogni millimetro, è prezioso, e quindi coordinare le diverse parti è stata veramente la sfida. Il progetto apre la strada allo sviluppo di quartieri per mini case mobili ecosostenibili all'interno di grandi metropoli, una soluzione che si adatta per esempio ad occupare temporaneamente spazi inutilizzati nei centri delle città, attivando così processi di rigenerazione urbana, in particolare per i giovani. Ora si parla di nomadismo urbano, proprio giovani generazioni di professionisti, di studenti che si spostano dall'Italia per andare in altri paesi, come poi è successo a me, perché io con questa casa mi sono trasferito a Berlino, dove ho abitato per 8 mesi e ho lavorato in uno studio di architettura, e grazie a questa casa sono riuscito a diventare un residente della città di Berlino in poco tempo. Il modulo abitativo è trainabile da una normale automobile senza particolari autorizzazioni ed è visitabile fino al 22 aprile insieme ad altre soluzioni per la casa del futuro.